Sabato 14 novembre, nella sala della Gran Guardia di Portoferraio, l'Università del Tempo Libero ha presentato il libro Passannante prigioniero della Torre. Telelba ha incontrato l'autrice, Rita Poggioli. Questo libro nasce semplicemente con l'intento di raccontare una storia, soprattutto ai più giovani, una storia che è poco conosciuta, una storia che forse col tempo si è dimenticata, che è la storia di Giovanni Passannante, una vicenda che ci riguarda da vicino perché comunque avviene nella torre del nostro paese, la Torre della Linguella, che dopo la sua prigionia ha assunto anche il nome di Torre di Passannante. Passannante era un anarchico che desiderava una repubblica universale, che attentò alla vita del re Umberto I durante una visita nella città di Napoli. Si vendette la giacca da cuoco per comperare un coltellino con una lama di 4 centimetri e per fare questo gesto clamoroso. Probabilmente sapeva anche lui che questo non sarebbe stato un regicidio, perché l'arma era veramente ridicola per il gesto che avrebbe voluto compiere. Però era un gesto dimostrativo, perché Passannante aveva sperimentato da piccolissimo una povertà che aveva fatto nascere dentro di lui una voglia di riscatto, che poi si era compiuto nell'età adulta, appunto, con questo gesto clamoroso, con questo attentato.